L'Avellino è già matematicamente Lega Pro, l'Empoli ai playoff. Si gioca dunque solo per il terzo posto, un piazzamento per i toscani ancora possibile e che renderebbe gli spareggi, almeno sulla carta, più agevoli. Ma la verve non è quella delle grandi occasioni e così l'atmosfera è da scampagnata. Nei primi 45 minuti gli irpini si fanno notare quasi esclusivamente per lo striscione dedicato alla memoria di Arcangelo Iapic, il presidente che firmò la storica promozione del 77-78 nella massima serie, mentre la squadra di Silvio Baldini dà segnali di vita solo nel dormiveglia. In tutto questo sono solo due le occasioni vere. La prima al 15esimo, Corvia si libera al limite dell'area e scarica in porto un sinistro velenoso che esalta però la plasticità di Granagnello. La seconda al 25esimo, situazione simile alla precedente, Flacchi si smarca e colpisce, ma la sua conclusione, deviata, finisce sul fondo. Tutto il resto è noia, parafrasando una canzone di Franco Califano. Al settimo da due passi Corvia non arriva sul pallone, al Babu permette all'Avellino di finire sul tabellino delle occasioni, se così possiamo chiamarle. Il primo tempo giocato a ritmi da moviola in uno stadio deserto che pare essere a porte chiuse è tutto qua. La ripresa invece si fa più vivace e la partita ne giova. Al terzo Lodi da buona posizione fa capire che la musica è cambiata, anche se la stecca sotto porta non muta il risultato. Il nuovo spartito prosegue con una discesa dello stesso centrocampista azzurro che mette a sedere il marcatore diretto e scarica sul portiere. Il conseguente diagonale di Boucher non dà esiti positivi. All'ottavo la terza occasione e non pare vero tanta vivacità. Cross morbido di Lodi testa di Corvia che non inquadra la porta. L'Avellino a questo punto è già in vacanza, l'ingresso di Saudati invece rende gli ospiti più incisivi sotto porta. L'attaccante ex Milan alla prima occasione sfonda sfruttando un assist sulla sinistra di Tosto. Tocco elegante di tacco e terzo gol stagionale, come dire, massimo risultato con minimo sforzo. Per i toscani è l'11° risultato utile consecutivo. Al 90esimo, sul solito guizzo di Saudati, c'è ancora il tempo di esaltare il giovane portiere irpino del Giudice, classe 88, appena entrato. Ma il sipario è calato da tempo. L'Avellino saluta la cadetteria, mentre la vittoria dell'Empoli serve a poco, visto il successo del Livorno in chiave terzo posto. Ora i playoff. Il nuovo capitolo della squadra toscana si chiama Brescia.